Finita dunque al Franchi, Fiorentina batte Torino 2-0, altra grandissima prestazione della Viola e salvezza aritmeticamente raggiunta anche complice il risultato di Genova che ha visto i rossoblù battere 2-1 il Lecce. Allora, prima di esultare, di fare diciamo le nostre considerazioni personali sulla partita, andiamo alla cronaca con la Fiorentina che scende in campo con Terracciano tra i pali, Terracciano, Milenkovic, Pezzella e Casares in difesa, Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli e Lirola a centrocampo, in attacco Kwame e Ribéry. Risponde il Torino con Sirigu, Bremer, Gulu e Lianco in difesa, Lianco, Olaina, Melit, Lukic, De Silvestri, Berenguer dietro a Zazzi e Belotti. Allora, diamo anche le varie sostituzioni, Ansaldi, Edera, Milli, Verdi e Rincon per Mister Moreno del Torino, e Ceccherini, Venuti, Vlaovic, Cutrone e Duncan nelle file della Fiorentina. Diciamo che allora diciamo subito la Fiorentina ha portato subito in vantaggio con la rete innescata da un tiro cross di Kwame con una sfortunata deviazione di Lianco che ha causato l'autogol al secondo minuto, quindi subito in vantaggio la Viola, per la verità veramente in pieno possesso e controllo della sfida. I ragazzi di Mister Iachini sono trasformati, anche con un gruppo molto giovane, ragazzi, ma che quando gioca tranquillo si sta vedendo qualche risultato che ci fa ben sperare per la prossima stagione. Chiaramente dove arriveranno in resti, c'è già Amrabat che per la via di Firenze, qua a me devo dire che sta giocando bene, e poi è arrivato anche il gol di Cutrone a sigillare una vittoria che poteva essere anche più ampia. Onestamente il Torino oggi poteva poco contro questa Fiorentina, una partita dominata in lungo e largo che abbiamo seguito fino a qualche istante fa, quando il triplice fischio è arrivato dopo 5 minuti di recupero, dove la Fiorentina comunque aveva sempre il pallone, il pieno possesso palla. Penso, se andiamo a leggere quelle che sono le statistiche, sì, siamo quasi a un 60% di possesso palla da parte dei Viola, oltre a 16 tiri contro i 9 del Torino e 4 nello specchio della porta. Il Torino praticamente non ne ha fatti tiri nello specchio della porta. Gli interventi di Terracciano, perché le statistiche erano zero, gli interventi di Terracciano sono stati peraltro più che altro su cross, quindi uscite varie eccetera, ma veramente oggi una differenza in campo grandissima, e quindi rinnovo i complimenti ai ragazzi, a Mister Iachini che comunque sta mantenendo i ragazzi sul pezzo. Questa è una squadra che va guidata, complimenti all'infinito Frank Ribéry, che veramente, guarda, veramente mette lo zampino su qualsiasi gol, è un uomo spogliatoio e non dimostra affatto gli anni che ha, perché veramente va sempre a mille, e tra l'altro non ha bisogno neanche di correre per andare a mille. Ribéry, lo sappiamo, la sua tecnica fa tutto da sé. Ma i commenti oggi vorrei estenderli a tutti, una buona prova, ripeto, anche di Kwame, anche se poi è uscito, complimenti anche a Cutrone che è entrato e ha fatto gol, Vlahovic ha giocato veramente poco per giudicarlo, Terracciano anche sarebbe un senza voto, ma se no quando comunque ha dovuto intervenire è sempre un ottimo portiere, buono il reparto difensivo con Pezzella che si è preso una munizione, ma vabbè, Pulgar, Lirola ha spinto molto. Lirola a un certo punto è stato schierato praticamente ala a un certo punto, perché poi si è sbizzarrito un po' Iachini, e ci può anche stare, Iachini si è sbizzarrito a un certo punto facendolo spingere più avanti possibile a Lirola, poi ha fatto dei cambi verso la fine con l'inserimento e l'innesto di Vlahovic. Duncan devo dire che si è inserito bene nella squadra, ha recuperato dopo tanti mesi di infortuni e poi sta giocando benissimo. Da oggi la Fiorentina è aritmeticamente salva, mancava questo, i tifosi Viola
possiamo gioire non di una salvezza che, ripeto, non è mai stata in dubbio, ma di una squadra che è in ripresa e che ci sta facendo divertire. Comunque siamo al 12° posto in questo momento, certo la stagione, ripeto, per me non è da considerarsi fallimentare perché è una stagione di transizione. Chi segue il canale sa che i nostri video dove parliamo della Fiorentina, io ho sempre ultimamente cercato di infondere speranza in un ambiente comunque abbastanza difficile, quello del tifo viola, un ambiente molto complicato dove diciamo ci si tenta sempre non al disfattismo ma al pessimismo, perché vogliamo molto di più, merita di più la Fiorentina sicuramente, ma questo doveva per forza essere un anno di transizione, ragazzi. La società è stata presa a luglio, quindi in un mese tu non puoi aspettarti di creare una squadra che va a lottare subito per l'Europa. Detto ciò, c'è stato anche il lockdown e quindi tante altre cosucce che hanno portato a questo risultato finale, perché ormai mancano 4 giornate, ma va da sé che comunque già rispetto all'anno scorso, per i disfattisti totali, siamo messi meglio, perché l'anno scorso siamo arrivati a giocarci la salvezza all'ultima giornata. Siamo, dicevo, arrivati a rigiocarsi la salvezza all'ultima giornata, mentre quest'anno già siamo aritmeticamente salvi a 4 giornate dalla fine. Non è un discorso che ecciterà i tifosi di Viola, me compreso, ma sicuramente il passo in avanti comunque c'è, proprio se vogliamo guardare il livello tra i due campionati. Ma il campionato bello è quello che arriva l'anno prossimo. Io per questo video concludo con fare i complimenti a Mister Iachini in primis e ai ragazzi per l'impegno e la serietà che stanno dimostrando in queste partite. Salvezza archiviata, complimenti e sempre forza Viola. Mi raccomando, amici Viola, iscrivetevi al canale, attivate le campanelline per non perdervi nessuna news sulla formazione gigliata. Ci vediamo nei prossimi video. Fiorentina batte Torino 2-0, linea allo studio.